Grazie deputato presidente, con questo emendamento dove è previsto che si pongano in essere iniziative per consentire lo sviluppo, cioè avviare processi di sviluppo negli altri paesi, ma io non lo so, chiedo a lei deputato presidente e a tutti i colleghi che sono qui in Parlamento, ma ci siamo accorti che noi abbiamo un problema di crescita in questo paese? Ci siamo accorti che tutti parlano nella propaganda, naturalmente, che occorre sviluppo in questo paese e che finora non è stato possibile perché mancavano le risorse. E allora mancano le risorse per creare lo sviluppo in Italia, mentre troviamo 1.200.000.000 di euro, perché tale è stata la copertura finanziaria per le missioni internazionali del 2012. E sostanzialmente pari sarà la cifra che servirà per il 2013, perché con questo finanziamento sino a settembre 2013 è previsto una copertura finanziaria per circa 950 milioni di euro. E allora io vi domando, ma come si può essere così scellerati davvero se si trascura la crescita del proprio paese, la crescita degli italiani, lo sviluppo in casa nostra e ci si preoccupa invece dello sviluppo degli altri paesi? Qui non è che si vuole essere egoisti, ma noi non siamo in condizione di portare il pane a casa dei nostri figli, a casa delle nostre mogli, a casa delle nostre famiglie, ci preoccupiamo invece di portare denaro e creare sviluppo negli altri paesi. Ma forse questa è la ragione per la quale la gente e i cittadini si allontanano sempre di più da questa politica e da questi partiti, perché partiti che ancora oggi mettono in previsione spese militari, cioè oltre ai famigerati F-35 che l'Italia continua ad acquistare, che sono gli strumenti bellici più potenti nello spazio aereo e più micidiali. Addirittura il ministro della difesa ha confermato che l'Italia acquista 2 sommergibili. Gli italiani devono sapere che questo governo e i partiti che mantengono questo governo consentono l'acquisto di 2 sommergibili dalla Germania. Cioè noi portiamo i soldi in Germania per acquistare 2 sommergibili. Ma che cosa metteranno a tavola gli italiani? Pezzetti di sommergibili, grazie alla vostra politica di Partito Democratico, PDL, UDC, tutti quelli che avete sostenuto il governo Monti, che continua ad alimentare spese militari. Cioè spese militari, il ministro della difesa ha detto che servono perché in modo occulto si riesce a navigare nei fondali e si hanno conoscenze di informazioni, si sanno cose che diversamente non si potrebbero sapere. E così si crea il futuro. Ma il futuro degli italiani non deve essere questo. Voi state continuando a scherzare con la tasca degli italiani, perché io vi ho proposto con questo emendamento di non sprecare soldi per lo sviluppo all'estero e di invece costituire e rinforzare il fondo che può servire per ridurre effettivamente l'IMU sulla prima casa o per le piccole e medie imprese. Alimentando il fondo si può ridurre la pressione fiscale per le piccole e medie imprese, che ho incontrato sabato scorso a Napoli, e a Napoli i commercianti, i negozianti e le piccole e medie imprese che chiudono una saracinesca al giorno mi hanno detto che lunedì prossimo vogliono iniziare le primarie del non voto, per mandare a quel paese questa classe politica e questi partiti che sono delle mummie, che da 20-30 anni state qui e continuate a fare danni anche nella prossima legislatura. Per questa ragione io propongo di votare questo emendamento, che è un emendamento per i cittadini, un emendamento per gli italiani. Grazie. Allora 5.1, parere contrario, Commissione del Governo, dichiaro aperta.